dal Veronese Damiano Cunego. Il capoluogo Peligno è stato di nuovo protagonista di un appuntamento ciclistico di rilievo, con il passaggio questa volta della Tirreno Adriatico. Dopo il punto di ristoro a Roccaraso è iniziata la discesa, culminata con l'ingresso a Sulmona in Viale Mazzini, avvenuto alle 13.40, con 10 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. La situazione aveva visto un gruppo di 8 corridori al comando, tra i quali il veronese Damiano Cunego, con 6 minuti di vantaggio rispetto agli inseguitori. I ciclisti hanno attraversato la città passando per via Fiume e via Papa Giovanni XXIII. La gara è stata poi vinta dallo spagnolo Joaquim Rodriguez Oliver del team Katusha, che dopo uno scatto nel tratto più duro del percorso è riuscito a prevalere ad un solo chilometro dall'arrivo, situato a Chieti. La maglia azzurra è andata al keniota naturalizzato britannico Chris Froome del team Sky, vincitore sabato della precedente tappa giunta a Prati di Tivo. La città di Sulmona ha vissuto così ancora una volta le emozioni che una corsa ciclistica può riservare. Pur trattandosi solo di un passaggio, l'appuntamento è stato ugualmente di rilievo e dimostra che Sulmona è meta prescelta dalla Federazione Ciclistica Nazionale per simili eventi, grazie principalmente alla sua centralità territoriale.